ad ulteriore testimonianza di quello che è stata, diciamo, l'impronta ebraica della comunità di Bacoli, abbiamo ospitato alla Sala Ostrichina e portato in dono alla città quello che era l'elmo appartenuto a Ziskind, che è questo rabbino dell'esercito statunitense, uno di quelli che è riuscito a diciamo, portare in salvo tantissime persone nell'insediamento di Villa Scalera, e di questo devo dire ringraziamo Elio Samuele Guardascione, che da sempre conduce queste ricerche, con l'auspicio e anche quello che può essere un impegno, quello di portare a compimento, a concretizzare un presidio, un museo di quella che è la storia di Bacoli, la storia della comunità ebraica a Villa Scalera. Buonasera, allora, oggi ci è stato consegnato l'elmo di un rabbino dell'esercito statunitense che fu a Bacoli nel periodo del Kibbutz Mekor Baruch. Questo grazie al collegamento con gli Stati Uniti con Ettore De Vita, a cui cedo con grande gioia la parola, e che è quello che ha avuto in fatto da tramite per ottenere quest'elmo. Grazie. E io cedo con orgoglio il cappello, l'elmo a Elio Guardacione. Fa piacere stare qua e essere coinvolto in questo. Adesso è tuo, prosegui la ricerca. Siamo orgogliosi di Bacoli per la storia e di uomini come Elio che si mettono tutto per portare in storia queste cose. Ok, grazie, ciao.